tranquillo, visto che si gioca così anche probabilmente. Come?
No, vabbè, aspetta, 10 milioni di questo, come? No, ho perso 1-0 con un Nelly. Siamo col segretario del Levanto, Pier Giorgio Bussani. Oggi è arrivata una sconfitta in questo girone di ritorno. Il Levanto sta faticando un po', sono 5 pareggi e con questa sconfitta è arrivata la seconda in questo girone di ritorno. La vittoria ancora non arriva e bisogna cercare di riprendersi. Beh sì, effettivamente le sconfitte sono 3 e i pareggi sono 3 altrettanto, ma diciamo che nel girone di ritorno non abbiamo affrontato il campionato nella maniera adeguata. Abbiamo anche molti assenti, ma non deve essere un alibi, ne abbiamo almeno 11 e sono parecchi per noi. Diciamo che questa partita la Leivese ha dimostrato comunque di non meritare il posto di classifica che occupa, in particolare per la grinta, la determinazione e il gioco di squadra che ha messo in campo. Noi soffrivamo chiaramente le assenze, ma soffrivamo anche forse un calo di concentrazione che capita quando si va ad incontrare un'ultima in classifica. Invece doveva avere una migliore dignità l'incontro, soprattutto da parte nostra, affrontato in maniera diversa, e soprattutto ecco, la carenza di gol da parte del reparto offensivo ormai endemico sta provocando chiaramente delle diseguaglianze nell'ambito della squadra stessa. Oggi anche il reparto difensivo non ha funzionato, che cosa si può dire? Non ci possono essere alibi. Una piccola notazione è quella che magari una partita così importante tra due squadre che si giocano la permanenza nella categoria, magari un arbitro con maggiore esperienza, anche se non possiamo dire nulla, ma ricordiamo che comunque l'arbitro che ha comunque arbitrato bene per quanto riguarda la sua età aveva 17 anni. La prossima partita affrontate l'altra spezzina della seconda categoria, il Real Deiva, che oggi ha vinto fuori casa contro il Cornia. Anche la prossima per voi è una partita in trasferta e sarà una trasferta abbastanza dura. Come l'affrontate? Sì, abbiamo anche degli squalificati importanti e quindi l'affronteremo con il residuo di forze che ci rimangono. Speriamo di recuperare gli infortunati, speriamo di recuperare un po' di condizione, perché questa squadra dal punto di vista tecnico ha sicuramente delle buone caratteristiche per quanto ci riguarda. E sono tutti molto giovani, e il capitano, il più anziano, è del 1980, ma gli altri superano abbondantemente il 1986 e ci sono molti 90, 91, 92, quindi è una squadra giovane. Abbiamo puntato molto sui giovani, tutti levantesi, e questa scelta si paga poi alla fine in un campionato dove esistono squadre di grande esperienza con giocatori di esperienza. Gabriele Arata, mister della Leivese, oggi arriva la seconda vittoria di questo campionato, la prima al comunale contro una squadra come il Levanto che in questo momento decide l'assenza dei play-out se finisse così il campionato, quindi una vittoria ancora più importante per la speranza che questi play-out si giochino e che la Leivese ci arrivi e speri in una possibile salvezza. Sì ragazzi, ho fatto questo discorso prima della partita, che abbiamo ancora 10 partite da giocarci, da dare il massimo, e ho dato come questa era la nostra, diciamo, ultima speranza, perché Levanto era 10 punti, se noi avessimo vinto 10 punti di stago, quindi potevamo sicuramente scalare la classifica, e ora mi ha detto che l'Entella ha perso, quindi abbiamo agganciato, anche non siamo più ultimi, e quindi questo per noi è già un grande traguardo, anche se oggi diciamo abbiamo faticato un po' più del previsto. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma secondo tempo che abbiamo, dal punto di vista del gioco, non abbiamo giocato benissimo, però poi siamo riusciti a portare in casa una vittoria con un po' di fortuna, che non guasta mai, ecco. Settimana prossima la sfida è più impegnativa, siete fuori casa, Santa Margherita contro una Rapid che oggi pareggia, però è in forma ed è comunque su un campo non facile. È solo una grande squadra, sono molto forti e noi diciamo andiamo a Santa Margherita e cerchiamo di fare la nostra partita. E noi, vedete ragazzi, noi dobbiamo sempre onorare questo campionato, dobbiamo non mollare mai finché la matematica non ci condanna. E ogni partita
diciamo, far rinnercare la pelle agli avversari. Diciamo, l'ultima partita abbiamo sbagliato solo con la panchina. La panchina abbiamo totalmente sbagliato. Mentre a Deva abbiamo giocato con una discreta partita e che è anche andati in vantaggio. Oggi abbiamo stati molto più gruppo, più compatti, anche un po' più di fortuna, perché loro sicuramente hanno avuto delle buone occasioni, perché il nostro portiere è stato molto bravo. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, però abbiamo anche, dopo tanto, fatto una vittoria al comunale. Ecco. Come dicevi tu, Lavaggetto in porta oggi, la partita a tratti l'ha salvata, perché ha fatto un'ottima prestazione, belle parate, e poi sono arrivati anche, è arrivato anche il terzo gol, però lui sul pareggio e sul 2-1 ha salvato più di un'occasione. Esattamente, un ragazzo d'oro, anche se del 70, che viene da Genova per darci una mano in questa situazione, perché noi abbiamo i due portieri indisponibili. E quindi non allenandosi viene al sabato e viene con grande, molto volentieri, è un grande ragazzo veramente, e ci ha dato veramente oggi una grande mano oggi.